Benvenuti a Ben Godi, la nostra trasmissione che mette in evidenza tutte le eccellenze e lo straordinario del nostro territorio, quindi Arezzo e provincia. Piano piano si allargherà tutto. Questi sono i miei ospiti perché andremo a Monterchi, avremo gli orafi, ma la banda Piccoli Chef con la nostra Maga Merletta e anche Barbara Lapini, perché giustamente sta per ripartire questo periodo con i nostri bambini, qui abbiamo una piccola rappresentanza, e poi, come voleva si dimostrare, la cucina con il nostro Shadi, perché la cucina, come sapete, a Ben Godi è proprio il filo conduttore. Ma vediamo quel sant'uomo, quel viaggiatore, quell'uccello viaggiatore che è il nostro Roberto Francini insieme a Claudio Caloni, dove si è recato quest'oggi. Dove sei, Roberto? Oggi mi avete mandato in quelle, siamo in Casentino, tra Bibbiena e Poppi, proprio a cavallo tra i due comuni. Siamo nell'azienda che produce l'uovo del Casentino, l'azienda di Enrico Lelli, e siamo in località Le Pescine. Quelli che vedi dietro sono gli operai di questa fabbrica, che lavorano anche sotto l'acqua, non si proprio, no, qui i sindacati avranno un bel da fare. Staccano viste! In realtà tra poco torneranno nella loro stia, più che altro nel loro alloggio ben più confortevole, perché sta piovendo quassù. Allora, abbiamo capito dove sei, Roberto. Guarda, tra poco ci ricollegheremo, così ci presenterai anche il tuo ospite. Grazie per averci ospitato, scusate il gioco di parole, però insomma aspetta che torniamo subito, perché dobbiamo andare a presentare anche la cucina, no? Perché giustamente Shadi Asbulle Rotte Ghiotte, Shadi, tu giustamente devi partire, perché alla fine ci devi presentare la sua ricetta, che guarda, casualmente ha fatto con le uova. Guarda com'è bello. Allora, bello arancione. Quello è l'uovo in... Si chiama uovo à poché. Uovo à poché. Che praticamente non è altro che fa parte della categoria delle uova affogate, come sì, l'uovo in camicia, per certo, dire, no? E praticamente è la cottura dell'uovo senza guscio. Senza guscio. Detto questo, l'uovo, che praticamente è quell'elemento che in cucina è tutto fare, si può prendere per fare dolci, salato, dolce, ma si può fare sodo, fritto. Diciamo le tre categorie principali sono strapazzato, bollite con guscio, sì, bollite senza guscio e poi cotte, diciamo, nei grassi. Bene, allora poi, te parti con questa uovo poché, poi torno e mi fai vedere la presentazione. L'hai messo dentro a... L'ho messo in una carta pellicola, sì, resistente ovviamente alle temperature, e lo vado a lessare in modo che mi formi una specie di uovo in camicia, perché la preparazione sarà l'uovo affogato nel pomodoro. Quindi poi vediamo, facciamo vedere i passaggi. Step by step. Ritorniamo subito da quel sant'uomo di Roberto, perché l'ho visto effettivamente un po' in difficoltà, perché le galline anche sotto l'acqua, se si bagnano, si scuotono, ma Roberto no. Quindi Roberto, vediamo un po' meglio l'azienda che ci ha ospitato oggi, grande produzione di uova, mi sembra di aver capito, no? Beh sì, qui si producono uova. Sono con Enrico Lelli, che è il titolare dell'azienda e anche ha un ruolo all'interno di Coldiretti. Dirigente di Coldiretti in Casentino. Quante sono questi operai, queste galline? Qui abbiamo un allevamento di circa 4.000 capi, che, ripeto, è un allevamento all'aperto, dove hanno la possibilità, chiaramente, oltre quello di muoversi all'interno del proprio ambiente, anche di uscire. Purtroppo oggi la giornata in questo non ci aiuta, non è molto clemente, però insomma, diciamo che l'animale sta, ecco, discretamente bene. Sì, appunto, li vedo più. Anzitutto sono tutti molto puliti e poi vedo che possono uscire e andare a razzolare. Sì, no, questo, come ho detto, ora purtroppo oggi non è la giornata più adatta. Certo. Comunque di norma loro hanno la possibilità, ripeto, di muoversi oltre che sull'interno anche proprio sull'esterno, e questo garantisce a loro un certo benessere di movimento e anche, se vuoi, di salute. Che razza sono queste galline? Questa è una razza specifica di gallino vaiole, Highline. Noi nel nostro, diciamo, nella nostra struttura utilizziamo le due o tre razze più in voga, diciamo così, quelle più selezionate. L'Oman, Highline oppure Warren. E quante sono queste galline? Susi, mi stanno beccando i piedi. Bene. Ci vediamo tra poco, perché qui le galline sono molto curiose. Ecco, quante, diciamo, sono? Così. Quante galline c'ha questo signore all'interno? Sono curiosa. 4.000. Allora, in questo allevamento sono circa 4.000. La capienza, in tutto siamo nell'ordine di 45-50.000 capi. Mamma mia. Abbiamo 6-7 capannoncini dove ci permette di avere una rotazione completa durante le esigenze di tutto l'anno e permette così di accontentare anche il consumatore.
Bene, torniamo usciamo tra poco. Perché siamo becchettati. Vai, e vai. Poi ci parleremo beccare, anche della raccolta, ovviamente, dell'uso. Allora, anche noi vogliamo tornare in studio perché abbiamo detto che dobbiamo fare questo viaggio all'interno del nostro territorio e oggi andiamo a scoprire Monterchi. Con noi abbiamo l'assessore al turismo e alla cultura Silvia Mencaroni, che ci ha portato anche l'eccellenza del territorio. Ma se io devo dire Bengodi uguale Monterchi, che cosa vogliamo mettere in evidenza? Beh, possiamo mettere in evidenza sicuramente tutte le eccellenze culinarie che abbiamo a Monterchi, partendo dai prodotti tipici, quindi l'olio e il vino, come sono in tutta la provincia di Arezzo, ma anche il miele, ad esempio anche la patata, bianca della Valcerfone. Perché vedete, questo alimento così, che si dice da poveri, però dà dei piatti veramente eccellenti, e le patate, che se ne dica, fanno parte della tradizione anche di quel luogo. Assolutamente, era molto conosciuta, soprattutto in passato è rinomata comunque nelle con zone la pasta limitrofe. Bianca che ci si fa scià di, a parte che praticamente i topini ci si fa gli gnocchi, perché la pasta gialla, poi voglio, la pasta bianca, dico, ha le sue peculiarità. Quindi già questo, abbiamo un palmarès di cibi, perché un territorio si mangia, però non solo quello, assessore, no? Non solo cibo, ma sicuramente se vogliamo pensare vediamo, okay. Guarda, questo è il video delle terre di Piero. Aspetta. Abbiamo vista proprio praticamente all'inizio, no? Venga un po' più in qua, così siamo più in sotto la luce. Abbiamo visto il territorio, ma abbiamo visto proprio nell'apertura del video, lo dica lei. Beh, la nostra opera principale e meravigliosa, che è la Madonna del Parto di Piero della Francesca. Questo video nello specifico è stato creato ad hoc per un progetto che stiamo seguendo insieme ad altri 6 comuni, è un progetto interregionale, l'unico in Italia. I comuni coinvolti sono Monterchi, Sansepolcro, Arezzo, Perugia, Urbino e Rimini, e le regioni appunto sono la Toscana, l'Emilia Romagna, le Marche e l'Umbria. Questa la Madonna del Parto del grande artista Piero della Francesca, che ha dedicato a sua madre romana, no? Sì, donna romana da Perino, originaria di Monterchi, assolutamente. Piero sicuramente aveva un legame molto forte con questo territorio per la presenza della madre. Poi ovviamente la committenza dell'opera ancora rimane sconosciuta, quindi però ci piace comunque pensare che sia anche un omaggio alla madre, sicuramente. Bene, detto questo, insomma, c'è questo museo visitato, quanti visitatori arrivano? Gliela posso fare questa domanda? Assolutamente. Da tutto il mondo sicuramente, tra le 30 e le 35.000 visite all'anno questo museo fa, e sono principalmente un turismo dell'Europa, del Nord Europa, e un turismo americano. Quindi arrivano da tutto il mondo, sì. Quindi Bengodi, che si mangia il territorio ma si mangia anche attraverso la cultura. Però mi ha dato il canovaccio, perché voglio dire, quanti chilometri dista Monterchi da Sansepolcro? Lo chiedo. Pochissimi chilometri. Roberto Baragli, no? No, Oriano Merini. Oriano Merini e Roberto Baragli. Guardate, sapevo che avevo sbagliato con i nomi qua. Oriano, quanti chilometri dista Monterchi? 6-7 chilometri meno. Oh, Sansepolcro. Non ti dico la verità, non ci ho mai fatto caso. Non ci ho mai fatto è caso, così, è talmente vicino. Perché se si deve andare a Milano ci si informa, se è sotto casa no, eh? No. Assolutamente. Allora, questi due begli uomini qua fanno godere il paese del Bengodi per le donne, perché tutti questi gioielli che vediamo qua sono stati realizzati da questi maestri orafi, che a Sansepolcro praticamente hanno ognuno la loro bottega. Sì. Allora, partiamo con, io voglio far vedere, poi mentre parliamo, anche il video, no? Il video che abbiamo realizzato per anche fare promozione. Questi sono i tuoi gioielli, no? Se non erro. Allora, sono i suoi. Allora, guarda, parto di qua allora. Ora, abbiamo fatto confusione, non ti preoccupare. Oriano, questi sono i tuoi gioielli, sì. Che praticamente sono stati creati anche per un'occasione, come con lui, per un'occasione molto particolare. Sì, no? È stata fatta una mostra di recente nel museo di Sansepolcro, ispirata al Rinascimento, questo era il catalogo, e di conseguenza a Piero della Francesca, perché nei suoi dipinti sono riportati molti gioielli. Certo.
E questa mostra è stata realizzata appunto per questo. Scusate, guarda. Con dentro al Museo di Sansepolcro, dove eravamo diversi orafi della, tra Sansepolcro e Arezzo, e abbiamo dedicato questa mostra a Piero della Francesca e abbiamo ispirato i nostri gioielli revisionati, rivisti in chiave un pochino più moderna. Che in pratica avete partecipato, eravate, voi siete una rappresentanza qui che Corfo Artigianato ha mandato, no? Però quanti maestri artigiani, mi sembra sono 14 se non erro, eravamo, sì, perché là abbiamo il responsabile giustamente 14, che ci fa le boccacce. 14 orafi che fanno parte della Confartigianato di Arezzo e abbiamo appunto fatto a Sansepolcro questa mostra del Rinascimento. Però insomma, voglio dire, voi avete la bottega la bottega nel centro di Sansepolcro, voglio dire, nel corso di Sansepolcro. Ma tu praticamente, carissimo Roberto, hai la bottega? Io la bottega sotto casa sua. Sotto, quindi sopra ci abita lui e sotto lui c'ha la bottega. Tu invece c'hai la bottega un po' più avanti, un po' più indietro. 20 metri più avanti c'ho il mio laboratorio orafo. Detto questo, capite noi, che qua... oltre che essere colleghi siamo anche molto amici, perché ci vediamo. Ma quest'arte orafa che qui questi vediamo... Questi sono insomma, tutti gioielli realizzati. Qui abbiamo messo la muraglia cinese, questi sono i suoi, sono di Oriano, va? Sì, ma non abbiamo questi problemi. Sono tutti gioielli realizzati a mano, esclusivamente a mano. Questo era di un'altra mostra che si è fatto a Cortona e era sui Longobardi, era questa mostra. Quindi vedete, la peculiarità di fare è quello che l'artigiano può essere d'utile, studiare gioielli del Rinascimento, sì, gioielli sì, sì, penso a Cortona. Noi siamo lì apposta per accontentare tutte le signore e signorine che vengono con i suoi desideri, che spesso sono anche difficili da realizzare, da interpretare, però dobbiamo accontentare questi. Poi dopo quando torno da te mi diciamo altre cose, perché giustamente vi faccio un po' uno per volta, no? Perché devo andare anche a vedere che cosa sta facendo il cuoco, perché poi dobbiamo presentare questi i piatti. Allora, io mentre ovviamente si parlava è passato il tempo. Guarda le telecamere. E il risultato finale dell'uovo, praticamente un uovo in camicia. Però perché lo faccio così? Perché viene perfetto, lo vedi? Sembra, sì. Ora quando lo aprirò lo vedrai. Contemporaneamente ho fatto la mia base del pomodoro, è un pesto di pomodoro fatto con i pomodori che io ho sbollentato e spellato, sì. Eccole qua, e poi l'ho frullata insieme a basilico, aglio e olio extravergine d'oliva, che ora quando si andrà a rifinire il piatto lo monteremo tutti insieme e si farà questo effetto del pomodoro affogato che faceva la nonna. Certo, la mia sicuro. La mia poi, voglio dire, non è che mettevano la pellicola perché ai tempi non c'era, però insomma l'uovo è utile, si può fare in tanti modi e già guardate, perché ora ritorno da Roberto, però intanto, come ti chiami tu? Emma. Joshua. Vanno a piccoli chef, che loro vedete già con l'uovo e la farina, perché l'uovo fin da quando è apparso, ha visto che un animale faceva le uova, le ha mangiate, assolutamente. Quindi guardate, questo è quello che si può fare, che già loro lo fanno con la forchetta, si fa anche con le mani, ma vediamo, perché guardate là quante uova che vedo, io vedo nel video quello che tra un po' Roberto Francini ci dirà. Sono, mamma mia, Roberto, guarda, sto vedendo tantissime uova, grazie Claudio. Sembra facile, no, fare l'uovo, a parte che saltiamo la prima fase produttiva, ma qui Enrico cosa succede? Da dove vengono queste uova? Come abbiamo visto, abbiamo appunto ispezionato l'allevamento qui adiacente e all'interno diciamo dell'allevamento abbiamo dei nidi che servono appunto a raccogliere le uova deposte dalle galline. Chiaramente una prima percentuale di uova vengono raccolte anche fuori dal nido, che purtroppo l'animale libero tende a fare, e quelle vanno a finire come uova di scarto. Perché devono essere fatte nel nido, pulite. Sì, perché chiaramente oggi gli standard di sicurezza a livello igienico-sanitario sono sempre più alti, giustamente appunto per la sicurezza alimentare. Di conseguenza c'è una prima cernita. Sì, qui c'è una. La prima cernita avviene all'interno dell'allevamento, dove comunque noi scartiamo le uova che vengono deposte fuori. Qui viene fatta, come possiamo vedere, diciamo dall'operatore, una seconda diciamo selezione, in maniera che poi quando le trasportiamo queste uova all'interno diciamo del centro confezionamento
lì avverrà la fase, diciamo, ancora più attenta, più, diciamo, particolare per quanto riguarda il confezionamento e l'imballo dell'uovo stesso. Quante uova producete al giorno? Uova che non sono adatte, dove vanno? Sì, ecco, queste uova qui di seconda, che noi chiamiamo uova di categoria B, vengono tutte destinate all'industria alimentare per essere pastorizzate e poi essere ridistribuite all'interno delle varie attività, pasticcerie e via discorrendo. Ecco, magari poi ci insegna anche come leggere l'etichetta dell'uovo, è importante. Sicuramente, sì. Questa penso che sia alla base appunto della sicurezza e, diciamo, alimentare e anche della tracciabilità del prodotto. Allora, quante dopo uova al giorno? Torniamo. Ma noi intorno sui 35-40 mila, insomma. Quante? In questo ordine qui, sì. Quante ha detto? 35-40 mila. Mamma mia. 35-40 mila. Mamma mia, dopo vi chiedo anche dove le mandate, perché... Che frittata! Mamma mia, che frittate! Sì, noi... Torno dopo. Grazie, perché giustamente qui abbiamo la nostra banda piccoli chef. Barbara Lapini, sì. Colei che ha avuto... Quanti anni fa? Beh, ormai sono 5 anni. 5 anni fa l'idea, assieme alla Lilt, perché voglio dire anche la Lilt... Sì, per fare educazione alimentare attraverso appunto corsi di cucina. E quindi parte questa avventura, che poi è diventata sempre più strutturata, e abbiamo fatto comunque anche dei corsi e i bambini sono diventati sempre di più. Abbiamo più di 400 iscritti. Perché l'educazione alimentare la si fa a tavola, non c'è, nel senso, la si fa anche mettendo le mani in pasta, no? Sì, soprattutto io credo fortemente sul fatto che l'educazione alimentare debba essere fatta in maniera pratica, perché a volte le nozioni teoriche rimangono sempre poco applicabili. Sì. E quindi l'educazione, guarda, perché giusto, Maga Mirletta, salve. Perché tra poco ripartirà Banda Piccoli Chef, quindi abbiamo proprio le colonne, no? La Barbara Lapini, che è appunto la responsabile per quanto riguarda la Banda Piccoli Chef, ma anche tu che sei entrata dentro prepotentemente, sì. Perché a gamba tesa, anche perché hai portato avanti il progetto della celiachia, no? Esatto, i bambini. Infatti io oggi qua mi trovo a lavorare con la farina normale. Infatti io sono stata zitta, perché ho detto una cosa, cioè, che per me non era, io non, però gli impasti sono le stesse cose, ovvero anche se si lavora senza glutine l'impasto viene nello stesso ascolta modo. Che cosa hai fatto, Emma, tu? L'ho piegata. Che hai fatto? L'ho piegata così. Ha impastato l'uovo? Ma allora ti fa vedere, vedi la piegata e la schiaccia, la piega e la schiaccia. Ma come sei brava, c'hai delle manine e tutto fare. Ma il bello è che anche Joshua voglia... Te quanti anni hai, Joshua? 10. E quant'è che vai con la banda Piccoli Chef? Un annetto due. Te sei più grande della Emma, voglio. E quindi un uomo in cucina, ma te, la mamma, ti ci metti lì a fare tutte le cose? Mamma, ho imparato questo, no? A volte glielo fai. La pasta a casa te la fa la mamma? Dici sì, perché ho comprato. La fa anche lui. Con la mamma la fai te la pasta fatta, sì, in casa? Sì. Perché la mamma, non lo so se c'è qui. C'è la mamma in studio? Sì. La fate la pasta fatta in casa? Sì, 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 sempre dire sì che la mamma. Comunque questo veramente è un progetto per l'educazione alimentare coi piccoli, per i piccoli, vedete, mettere le mani in pasta per capire quello che poi si andrà a mangiare. Allora, guarda, dobbiamo andare quasi in pausa, ma dobbiamo presentare sto piatto. Guardate, con un uovo, con un po' di pomodoro, questa è la creatività che, dico sempre, non ci potrà rubare nessuno. La nostra cucina è questa. Ecco a voi la nostra caprese. Se non si... Guardate, caprese. No, è bella però. Sembra una caprese, ma non è, insomma. È un uovo poché, quindi un uovo affogato. Dai, fai il taglio classico. Vai, così si taglio. Fa vedere. Vai, guardate che colore. Questo è un Bengodi. Guardate, voilà, l'uovo. È un pochino troppo sodo, Purino ha aspettato un po' prima di essere aperto. È vero. Comunque fa la cremina, la sta facendo sotto, perché è aperto anche sotto. Bene. Quindi abbiamo il nostro pomodoro affogato al pomodoro. E questo è un esempio di come si può cucinare un semplice, ma io dico intelligente, uovo. Torniamo tra poco con Bengodi.